Wowe ragazzi e bentornati, eccoci finalmente con il nuovo rapporto di Stato Casabase, questa volta del 23 settembre 2020. Salve comandanti, Casabase continua con i luoghi e gli spaventi di Fortnite, l'incubo. Diamo un'occhiata a cosa ci aspetta nelle prossime 3 settimane per Fortnite Salva il Mondo. Ma ricordate, i contenuti di Fortnite l'incubo torneranno al loro torpore il 20 novembre. Quindi cosa significa torneranno al loro torpore il 20 novembre? Che semplicemente l'evento rallenterà entro quella data. Questa settimana invece ritorna la porta per l'oscurità. A partire da sabato 26 settembre alle 2 ora italiana, preparati a un'esperienza di puro terrore. Unisciti alla ciurma della casa base per una gita da brivido alla Quercia Lagnosa, il terzo albergo più infestato di Pietra Volaccia Guspago, per sbloccare Willow, lo straniero spettrale. Willow, ragazzi, come abbiamo già visto anche l'anno scorso, aumenta i danni abilità fino al 37,5% in base sempre alla tua percentuale di salute mancante. In più, come vantaggio comandante, le eliminazioni abilità hanno il 70% di probabilità di evocare un fantasma. Questo fantasma cerca i nemici vicino ed esplode infliggendo 62 danni energetici base in un raggio molto molto ridotto. Willow, ragazzi, sarà disponibile tramite serie di incarichi Porta per l'Oscurità. Poi ragazzi, a grandissima richiesta ritorna la tritacarne abietta. Affila il tuo set di armi black metal con la tua migliore ascia di metallo scuro, la tritacarne abietta. Come abbiamo già visto nel precedente video, l'ascia black metal, ovvero la tritacarne abietta, è quell'ascia con l'attacco secondario spammabile che ruota più volte mentre l'utilizzate, semplicemente, e sarà disponibile dal 26 settembre alle 2 ora italiana. Poi il canto funebre, canta per gli abietti. Questa mitraglietta black metal spara in raffiche di 9 colpi con un impatto devastante, o anche meglio soprannominato il mini schioppo. Il canto funebre, ragazzi, sarà disponibile dal 26 settembre alle 2, sempre ora italiana. Settimana 2, il ritorno di Genesi Bottino. I suoi vantaggi sono rispettivamente che aumenta il danno per colpi alla testa del 50% in base alla tua percentuale di salute mancante. In più, come comandante, le eliminazioni con colpi alla testa hanno il 50% di probabilità di evocare un fantasma che cerca i nemici vicini ed esplode infliggendo 62 danni energetici base in un raggio ridotto. Genesi Bottino, ragazzi, sarà disponibile dal 3 ottobre alle 2 ora italiana, sempre nel negozio evento. Eccoci arrivati alla settimana 3. Lo scavafosse è tornato. L'armato fucile d'assalto ritorna con i suoi proiettili di medio calibro. Il becchino garantisce danni e impatto elevati a scapito di precisione e cadenza di tiro. Lo scavafosse, ragazzi, sarà disponibile dal 10 ottobre alle 2 ora italiana, sempre nel negozio dell'evento. Seguite il rapporto di stato Casabase per più dettagli su una prossima serie di incarichi e sull'arrivo di un nuovo membro nella tua squadra. Chi sarà? Ci vediamo ad Exilvania. In più, ragazzi, ci fanno sapere che Apple impedisce a Epic di firmare elettronicamente giochi distribuiti su Mac. Non mi dilungherò molto sulla questione, anche perché diciamo che c'è una piccolissima percentuale di giocatori che gioca veramente dal Mac. Però ci tengo a farlo presente in questo video. Se siete appunto giocatori che utilizzano, diciamo, un dispositivo Apple per giocare appunto a Fortnite, e se appunto utilizzate più precisamente un Mac, ovviamente essendo comunque un computer potete valutare l'opzione di utilizzare una macchina virtuale. Cosa significa una macchina virtuale? Molto brevemente, è un programma che si va a installare su appunto il Mac che simula Windows all'interno di appunto il vostro computer Mac, e all'interno di questo Windows, diciamo, potete semplicemente giocare a Fortnite e anche Salva il Mondo di conseguenza, no? Quindi la soluzione c'è ancora, bisogna magari smanettare un po' su Google, cercare macchine virtuali eccetera eccetera, ma potete ancora benissimo farlo. Questo discorso ovviamente non vale per i telefoni. E qua chiudo il discorso, ragazzi, non voglio dilungarmi troppo. E avete presente che ultimamente, da un bel po' di mesi, la Epic non rilascia più le patch notes complete dei cambiamenti che effettuano, no? Quindi, a primo impatto, cosa è cambiato su Salva il Mondo? Allora, ragazzi, abbiamo le nuove zone al 160 e più precisamente al 160 difficoltà 4 giocatori. Quindi, ragazzi, un sacco di ricompense che si alterneranno tra loro. Poi abbiamo le parti
parti meccaniche animate, quindi che si muovono, ragazzi, che ruotano su loro stesse, appunto. Un cambiamento veramente piccolo piccolo, ma sinceramente questo va ad aggiungere quel tocco di animazione in più al gioco che secondo me era fondamentale finalmente aggiungere. Cioè, mi spiego meglio, non fondamentale, ma è sicuramente una cosa in più, ci sta da vedere, no? E poi, ragazzi, attenzione ai vostri incarichi settimanali, in quanto stanno iniziando a rilasciare incarichi settimanali con appunto supercaricatori come ricompense. Personalmente questo incarico non mi è ancora comparso, infatti lo screen che state vedendo è di un amico. Però ragazzi, prestate attenzione, probabilmente al prossimo rinnovo, quindi magari giovedì, oppure se siete fortunati magari già lo possedete anche ora, no? Io vi consiglio di approfittarne se avete questo incarico e fatelo subito prima del rinnovo appunto di domani. Se anche domani non ci si dovesse presentare questo incarico, significa che appunto hanno dato la possibilità di ottenere supercaricatori a quelle persone che non avevano ancora maxato il loro livello del pass battaglia o il loro livello ventura, mi sembra l'unica spiegazione. E basta ragazzi, i cambiamenti sono comunque tutti qua. Io ci tengo comunque come al solito a ringraziarvi molto della visione. Ricordatevi che non si è capito bene se oggi alle 15 oppure domani, quindi giovedì alle 15, uscirà Rocket League gratis per tutti. Quindi ragazzi, anche qui avremo magari un altro gioco da alternare ogni tanto per farci quelle 2-3 partitelle, no? E per il resto è tutto qua. Io ragazzi ci tengo molto a ringraziarvi della visione. Se volete supportare comunque la crescita del canale, potete utilizzare il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Vi ricordo solo di lasciare un bel pollicione in su sotto a questo video, che tanto non costa nulla. Noi ci vediamo con il prossimo video. Bella bella!